ci è ritornato anche Monblano. Ben ritrovati. Noi abbiamo fatto questa cosa del Milan dei Belgi perché non vorrei sottovalutarvi, cari amici nerazzurri, no? Dica, in partenza di trasmissione ho detto ad Alfio Musmarra, dico, guarda, stasera direi che la partita un po' più in bilico è l'Inter in trasferta, no? Ma non avevo visto la formazione del Milan. Ah, ok. No, nel senso che poi siamo andati a vedere, cioè, ecco, come dire, vincere stasera per entrambe credo sarebbe una piccola impresa. Certo. No, poi abbiamo Monblano e Mimo che sono al di sopra. Ma Cremonese non vince una partita fuori casa, non l'ha mai vinta. Cremonese ha pareggiato con il Verona, la Coppa Italia. Io pensavo fosse già l'Euroderby. Fabio, faccio una domanda. Prego, Vigani. Una domanda faccio. È più forte il Verona a Verona o la Cremonese a San Siro? Hanno pareggiato qualche che domande sono? La farà il direttore. Io penso il Verona. Che l'avversaria dell'Inter. Io penso il Verona, Verona. È ovvio che il Verona. L'ha appena detto. Però hanno fatto è ovvio uno che sia il Verona. Fa. Che domanda è? Uno, Verona e Cremonese. La domanda è che il Verona è più pericoloso rispetto però, alla Cremonese. Però c'è questo gioco nascondito. Che voi altri. Sì, il direttore. Campione Musmarra e l'altro è Martinelli. No, ma loro sono. Ha ragione, direttore. Loro sono forti, noi siamo deboli. Ma anche sul passaggio turno in Champions stanno giocando a questo da 10 giorni. Vai tu, no, vai tu. Tu di Champion meglio che non siete parli, favoriti, no? Sì, sì. Adesso mi è caduto l'occhio perché abbiamo la formazione degli schermi sotto del Milan, insomma, ragazzi, ma io vedo stasera in porta c'è Melenian che a detta di tutti è finito, il portiere del mondo. Melenian Benassè, poi abbiamo ciao che a sentire anche i milanisti è fenomeno, insomma, la rivelazione vera. Calulu lo conosciamo per Calabria, ammazza, abbiamo elogiato Ballatouré, no, Ballatouré è l'unica forse neo, Benasser è Benasser, sto Brinks, come caspita si chiama. Diciamo che gli unici due di questa formazione che vedo veramente un po' così sono Ballatouré e Brinks. Origi invece è una sicurezza. Origi è una sicurezza. Origi arriva dalla con tutto il rispetto arriva dalla Paganese, arriva da Liverpool. Ma dipende come è arrivato. Quello che voglio che dire per, mi sembra io almeno nelle ultime uscite l'ho visto in ascesa, Sì, dove? Adesso siamo altro in De Ketelaere. Però voglio dire dottor Della Giustina, ma sono ragazzi relativamente giovani, no? Non è che si ammazzano, si fanno, non dico 93 questa minuti, roba qui, ma come sfonderai sempre una porta aperta. Sì, no, cioè, almeno gli fai fare un tempo. Sono giocando una squadra senza pensiero, forte, non mi interessa loro, ma a me non interessa la salvezza. Datemi per cortesia la formazione dell'Inter, così vediamo ancora per chi non l'avesse visto prima chi sono i giocatori, diciamo così, lasciati in disparte da Inzaghi. Si prende, noi l'abbiamo chiamato Rischio Andanovic, perché comunque non si capisce perché Andanovic debba giocare, però va bene. E vedete che insomma di titolari mancano probabilmente Barella. Lukaku, che però in realtà non è così titolare, la coppia titolare per Pioli e Barella, no? Credo. Sì, beh, per Inzaghi credo che sia Lukaku Lautaro, no, Dzeko Lautaro. Ormai ragazzi sta tornando in forma Romelu, ci è mancato tanto. Ha inizio stagione chi era titolare? Scusate. Voglio dire, Luca, di titolare lì chi manca? Manca il portiere, manca D'Artagnan, D'Ambrosio è un panchinaro, Acerbi dovrebbe fare il centrale, manca Bastoni. Vabbè, mancano quattro titolari, a Milano ne mancano nove. Vabbè, è iniziata la partita a Milano, via! Cerchi di metà campo, Vranx allarga sulla destra dove può avanzare Calabria, supera la linea di metà campo, porta palla sulla tre quarti, si fa vedere Saremacca. Esatto, lascia proseguire, poi la palla finisce addirittura sui piedi di Miron Andanovic. Allora San Siro, Calulu sventaglia verso l'inserimento di Saremacher, si aggancia molto bene davanti al portiere Saremacher, il tiro, gol! Ma mi fai anche abbracciare, ma torna dagli interisti tu. Era venuto per festeggiare. No, non si può mai festeggiare con voi. È da quella parte. Vediamo solo che non
ci sia fuorigioco prima di chiamare l'onda, mi pare di no. Vediamolo bene, vediamolo. Fuorigioco. L'assistente è andato verso il centrocampo, però Jessica... era fuorigioco anche il gol di Immobile, quindi annullato. Oh, la Lazio, che è bella notizia, 0-0. Jessica. Sì. No. Sì. Perché che bella notizia? La Lazio. Perché voi fate... Allora, c'è l'arbitro che sta parlando, Pairetto. Annullato, mi dispiace, quindi come l'ho detto, offside, due minuti di analisi, dobbiamo cazzare poco. No, ancora Brozio, ancora Duffi, Longoni, stai zitto, contro cross, va giù uno, non si capisce perché. Lo sa, no! Uscito di carne secchi, si è mangiato l'altro gol, che credo, completamente solo. A mangiarsi un gol così, entra in area da solo, non si senza può mangiarsi un gol così, l'ha già fatto. Beh, è stato molto svelto a prendere i soldi. Ma come si fa a sbagliare un gol così, Martinelli? Ma si vergogna! Bastava metterla dentro. No, dai. Davvero, io ho visto solo la fase finale. De Ketelaere entra in area di rigore completamente solo. Il portiere esce, fatemelo vedere. Allora. Un regalo! Ma cosa fa? Che parata che Ferro per Benasser tra le linee Salemakers, la restituisce ancora Benasser. E andiamo a vedere il calciangolo dell'Inter, via! Alzala! C'è la blocca di Marco, preferiscono giocarla corta. Ancora il Dima, secondo me tira, il Dima la rimette in mezzo. Che si tuffa all'indietro e infila, spettacolare, sì, l'avrebbe potuto far meglio un attaccante, no. L'onda Mondoflex, via, ciao Cialanoglu, ragazzi. Allora, vediamo. Buoni ragazzi, quasi da fermo. Cialanoglu fa partire un tiro perfetto all'angolino. L'onda Monoplex 2-0. Sta attaccando, non sembra esserci qualcosa di clamorosamente importante. La palla viene ceduta qui a Cialanoglu. Cialanoglu si ferma quasi, riceve palla, ci pensa, dice bene il dottor Macri. Fa il gol! Frangio, un attacco di Milan, limiterà il rigore della Cremonese. Allora, ancora l'onda Mondoflex, Jacob, via! Sì, allora, non so cosa sia successo. Forse c'è un fallo di Mkhitaryan in abbia. Prima del gol, sul secondo gol, è entrato in campo Inzaghi. Sì. Se l'è presa con Brozovic e gli ha detto, ti cambio. Se continui così ti cambio. Non si è capito bene allora, perché. Ecco, io dico solo attenzione che non possa esserci una VAR sul 3-0. Intanto vi faccio vedere il 2-0. E quindi vi dicevo di Cialanoglu che fa un passo, poi quasi da fermo da questa posizione fa partire un tiro. Ma perfetto, che buca dentro, vedrai Diaz. La scivolata poi di VAR. Confermato 3-0. Non c'è il VAR. 3-0. Ah, ecco, perché c'è stato un intervento piuttosto duro, diciamo così, in origine sull'azione. Lui non le fischia mai. Esatto. Allora, e chi ha il coraggio di dire lo stato, guarda che c'è. Orsato è andato da Inzaghi e gli ha detto guarda che se Brozovic non la smette di protestare lo butto fuori. Allora Inzaghi è andato a riprenderlo. Ecco, comunque c'è un'azione di ripartenza dell'Inter, probabilmente, mi permetto di dire, fallosa, ma Orsato dato quelli non li fischia. Palla che viene data a Dzeko, Dzeko entra in area da questa posizione sull'uscita di Montipollo, fa secco a fil di palo. Ritorniamo a San Siro. Siamo la nostra metà campo. Dietro al tipo di Calabria che va vicino alla bandierina, dietro lo scarico, De Ketelaere guadagna una rimessa.
essere laterale, vediamo, però fermato, aspettiamo e controlliamo nel allora video. Sì, intanto l'onda monoplex via, palla data qui in area di rigore per Lautaro sul tentativo di uscita di Montipò, pallonetto perfetto, Inter e palla che entra in gol, Inter d'Accademia, Inter da Champions, così, Inter da Champions. Brozovic bravissimo, ma Lautaro così che mette questa ciliegia col giocatore dentro, dimmi, cioè, vuoi andare via? No, rimani. Spii milanisti, c'è da dire che la Cremonese adesso mette i titolari, e la Cremonese adesso mette i titolari, Okereke e Valeri per Benassi, buon aiuto, sono più forti di ma come era l'inizio, dicevi la mia partita, entrano i titolari, guarda che il Verona è uno squadrone, magari te la recupera 4-0 tra le linee, viene l'Inter 3 contro 2 a Cerbi, posizione centrale, dagliela Dzeko, palla corta, Dzeko nera di rigore, perde l'attimo e prova a tirare a giro e no! Prende l'Inter, gira bene eleganza, la controlla ancora, scarica tra le linee, arriva Idolo Krunic al limite, Diaz prova a girarsi, prova a sfondare, entra in area, bravo Valeri. E allora vi dicevo, quindi arriva in questa posizione Brian Diaz, qui a De Ketelaere, qui a Salemakers, dà la palla a Salemakers, Salemakers si allarga un pochino, poi però arriva sul fondo, fa partire un cross cioccolatino, bellissimo, come si suol dire, qui c'è Brian Diaz da solo che di testa incredibilmente devia alto qua sopra la traversa, non deve neanche staccare, è vero, no, che lui è piccolo. Ecco, no, ma bastava sostituire in area dalla destra, Sernicola dentro il cross, Valeri alto, super palla, gol per la Cremonese, Valeri si è mangiato tipo Brian Diaz a sua volta, forse era fuori gioco, che rischio, forse era fuori gioco, comunque l'onda modo flex via, riparte la Cremonese, Galdames in profondità a cercare Okereke, da davanti Ciao, c'è il raddoppio anche di Kalulu, prova a saltarlo al limite, se la porta sul sinistro, gol della Cremonese, gol della Cremonese, no, è possibile, gol della Cremonese, no, allora era però un po' nel destino, no, ma perché vai, ma Piacentini tu oggi non sei luce, qui devi venire, continuate che lì mi impalli la camera, è bello lì, ho capito, mi spiace per te, allora clamoroso gol della Cremonese, chi è Okereke? Sì. Allora, Okereke che riceve palla al limite dell'area di rigore, riesce a resistere una carica, una seconda carica, scivola anche sciaguratamente un difensore del Milan, ragazzi, disastro ferroviario è questo. Allora, parte Okereke in posizione centrale tra Kalulu e Vranks, i due finiscono uno addosso all'altro, un gol. È un gran gol, cadono tutte e due così, i nostri due hanno pasticciato in un modo pasticciato i due centrali, l'onda Mondoflex diceva quel tale inglese, è un gran bel casino, allora guardate, praticamente Okereke viene servito qui, avanza in questa posizione tra i due centrali, vanno a stringere su di lui entrambi, cioè Kalulu e Vranks. Quando è qui, Okereke prova un dribbling a rientrare, Kalulu e Vranks entrano sul pallone, ma in qualche modo uno lo devia male, l'altro finisce addosso a Ciao, scusate, dicevo Vranks, in realtà è Ciao. Tutti e due sono per terra, per cui Okereke avanza, c'è qui Maignan, tiro, fil di palo, gol. È stato bravo l'attaccante. No, sì, bravo l'attaccante. In più i due, ripeto, si sono trovati con la squadra sbilanciata. Lui che arriva, quando arriva al limite dell'area di rigore, di Leao in area, anticipato Vranks, Giroud ancora lì, arriva Valoturé, la rovesciata di Valeri, la recuperiamo poi a metà campo. Allora in questo momento il Milan scende a 57 punti e vedete che di fatto sarebbe forse in cosa siete? In conference, o in conference? Settima conference. Posizione. In questo momento sareste in conference addirittura. Ancora a Pichel e poi recuperate la palla, 4 e mezzo alla fine. Cosa è successo? No, c'era un cross di Lautaro su Aslani e... Ma sei ancora lì che ti esalti, sta tenendo 2-0. Ah, per lancio un po' di Kalulu al limite, Giroud la sponda, Brahim entra in area! No. Non c'è fallo, magari non c'è Ponfut, chissà, vedremo. Ha fatto un partitone il georgiano. Attenti ancora, la Cremonese recupera palla sulla tre quarti centrodestra, potrebbe darla sull'At Messias, vertice di sinistra, punta all'uomo, entra in area, punizione
al limite dalla destra. Eh sì, un passo fuori dall'area di rigore, anche ammonizione, poteva essere rigore se fosse stato poi dentro l'area. Bella l'azione di Messias che arriva qui, punta l'avversario, finta, rientra e viene agganciato, messo a terra. Quindi punizione per il Milan qui, e potrebbe essere l'occasione appunto almeno per prendere un punticino, perché probabilmente la... non è che finisce oggi il campionato, ragazzi, magari anche un punticino piuttosto che 10 si può cambiare alla fine. Allora andiamo a vedere, adesso la punizione per il Milan. Ripeto, da questa situazione difficile immaginare un tiro direttamente in porta, però tira. Si potrebbe anche tira. Tentare tira. Se ne Lautaro in area di rigore, Lautaro no. Lautaro gol di Lautaro, doppietta anche per Lautaro Martinez, il numero 42 quest'anno. Punizione Milan in campionato, attenzione, almeno sulla lavagna. Due della Cremonese sulla barriera di Carmesecchi. Sono pochi, due, Messias credo che andrà comunque a calciare verso la porta, prende la rincorsa, traffico lì in mezzo, parte Messias, basso, gol, dai, un punto importante, gol del Milan, forse Krunic. Allora vediamo di capire. Messias tira un rasoterra violento in area che passa in una mischia di calciatori della Cremonese del Milan, e c'è una deviazione di Krunic, sembra, non so quanto voluta, quanto casuale, ed è il gol dell'1-1. Allora vediamolo bene. Io non so se Krunic l'ha toccato oppure no. Ha fatto il... ha fatto solo un velo. No, mi sembra che abbia fatto proprio il tacco. Il tacco mirato. Allora, vediamo. L'ha toccata? Probabilmente sì. Allora, le due onde, via! Praticamente, guardate, in questa situazione caotica Messias... Occhio Valeri sul lato corto dell'area, punta Calabria, scarica indietro. Ancora, però è rimasto a terra. C'è un colpo forse su Tonali, era fuori gioco. Prego Fabio. C'è un check sul gol di Lautaro. Vi dicevo, Messias fa partire un rasoterra molto violento. Qui c'è Krunic. Il quale Krunic, io non ho ben capito se... semplicemente si sposta, allarga le gambe, la palla va in gol, oppure se lui la tocca di tacco, sta di fatto che va in gol. Se la tocca di un pugno, gli ha dato un cazzotto in faccia. Di uno del Pi che gli ha dato un pugno, sembrava Gatti col naso. Un pugno senza motivo. Sembrava Gatti col naso. E allora dovrebbe esserci la VAR che interviene. No, scusa. Checking no red card. No red card. Pensa a te. Gli ha dato un pugno. Gli ha mollato una cartella. Ragazzi, ma io sono... Gli ha dato un pugno. Ma evidentemente non era abbastanza violento. E allora vedete che il mio amico... Buono il gol intanto. E finisce la partita. Buono il gol se a zero. Però controlla ancora, Allora, no, stanno dicendo, verifica, perché non è stato dato il rosso a causa di un colpo violento. La condotta violenta, ecco. Perché non è dato il rosso? Sta finendo anche il quinto minuto, qui ci saranno almeno altri due da recuperare. Intanto raddoppio della Lazio. Raddoppio della Lazio, sì. Quindi mi spiace per il mio pesce. No, sono contento. Va a vedere. Va a che pugno. È come Gatti col Napoli. Allora, da qua non si vede. Non so se è proprio la stessa cosa, andiamo a vedere. Però senza nessun motivo. Allora, boom, vediamo. Questo è un cazzottone. Un gancio. È un cazzotto in faccia violento. Ma perché? Prima di sinistra, poi di destra. Vi spiego perché. Credo che sia stesso il calciatore. Chi è il calciatore? Sì, quello di prima che si è beccato con Tonali. Tonali ha fatto un fallo abbastanza brutto, una mezza gomitata, e poi si erano prese male parole. Rosso, Piccheri per fuori. Forza, dai. E quindi. Sembra lui. Due minuti. Dai. No, ce ne daranno altri due almeno. Almeno Pickel, due. Che dice cosa perché è abbastanza come divertente. Cosa perché? Dai, ma che roba, dai, su, ma esci. Allora, sta di fatto 1-1. Intanto il raddoppio della Lazio, non da Mondoflex, via, è creata, non esce. Buttiamone fuori un altro. Cioè, non esce. Sì, gli è andato. Intanto siamo al 90. Allora, sia chiaro, lo dico per gli amici interisti, che la partita finirà almeno al 98esimo, nel senso che è ferma da quando era al 93esimo, doveva arrivare al 95esimo. Anche di più, siamo al 96. Teoricamente dovrebbe esserci 2 minuti e 40. Lui ha fatto segno 2 minuti ancora l'arbitro. Allora, si riprende con la punizione fa battere più dietro la punizione di Maignan. Allora lancio lungo di Maignan verso la tre quarti,
palla un po' arretrata, la prendono loro di testa, prova a recuperare, la Milan ce la fa con Calulu, che lazzo, un po' la viva il parroco. Giroud la prolunga, al limite la palla, esce Carnesecchi, rischiano l'autogol, c'è calcio di rigore. Dai! Allora, volete angolo venire a vedere? Angolo la sinistra di Carnesecchi. Sì, dai, venite, venite, cari amici. Allora, calcio angolo per il Milan. Lo batte Tonali, dai ragazzi. Dentro, a giro, Krunic la prolunga, l'allontanano ancora. E poi ancora Tonali, sul lato corto non si capisce un po', perdiamo un po' di tempo. Tonali, dai, svegliatevi, Krunic. Ancora Tonali sul vertice di destra. Dalla Krunic, il cross se la porta sul sinistro, lato corto, scambia, no! Prova a giocare al limite, ballo Touré, ancora per Messias che si gira, perdiamo un po' di tempo, salta l'uomo, Messias prova a dare, al limite, Dalla, Leao, in area, il cross, basso, allontanano, e ancora nostra, ancora Calabria, ancora Leao, guarda, il cross, a giro, un po' troppo low. Ma io dico, la prende ma Carnesecchi, la palla alta non, non ce la fa. Carnesecchi va a ripartire subito l'azione perché non vogliono il gol. Lancio lungo, siamo scoperti. 3 contro 2, attenzione, sulla destra, Vaghiglione, sul lato corto, entra in area, dentro al limite la girata, blocca Mignan. Sei proprio un coglione, sei. Fallo ancora su Mignan. Fallo su Mignan, ammonito Vaghiglione, credo. Ultimo attacco del Milan. Allora, attenzione, un finale pazzesco di partita, incredibile, bello. Tutto il Milan che si riporta in avanti. Ultimo attacco sopra la metà campo, sulla fascia sinistra, Leao, dai un bel cross, dai Rafa, dentro, in orizzontale, Krunic, al limite dell'area, può dare l'inserimento, il tiro di mamma mia, che parata! Krunic forse il migliore del Milan stasera, per quanto sarebbe. Attenzione, l'altro corto dell'area, il cross di Tonali, dentro, Giroud no, la prende, la prendono loro e la blocca. E mi sa che è finita qui, e mi sa che è finita. Hanno espulso Celik nella Roma, eh. Hanno espulso Celik nella Roma. Forse con una partita di ritardo. È finita 1-1. È finita? Sì. È finita 1-1 con l'ultima parata di Carnesecchi su un tiro di Krunic. Un rasoterra. No, dicevo che era finita quella della Roma. Ah, non è finita quella del Milan. No, il Milan è finita. È finita perché c'è una serie di soggettive. O no? È finita? No, non è finita. Fosse finita, è finita, è finita 1-1. Siamo tornati. È finita, voi potete tornare ai vostri posti. Allora, scusi, direttore, io vado al mio posto. Certo, lei ritorna torni adesso da quelli più allegri. Esatto. Allora, intanto la classifica dice che il Milan con il pareggio scende a livello di Atalanta e Roma. In questo momento è a meno 2, diciamo che il punticino rende un po' meno amara una partita comunque che lascia molti strascichi. Il Milan in questo momento sarebbe più o meno in Europa League, diciamo più o meno, perché poi ci sarebbe una classifica avulsa, lo vedete, mentre la Cremonese, che aveva addirittura accarezzato il sogno di una rimonta, ritorna a 21. Una partita che ovviamente è un grosso atto d'accusa per 2 o 3 giocatori e per un allenatore, Pioli, che ha sciaguratamente insistito con un turnover folle e con delle seconde linee non all'altezza, ma questo non l'abbiamo scoperto stasera, che Origi, De Ketelare, Ciao, Concalulu e compagnia cantante, Vranz, non fossero all'altezza, lo sapevamo già prima. Il Milan quest'anno non ha mai vinto col turnover, mai. Esatto, mai. Ecco, diciamo, saltiamo l'Inter, datemi solo i promossi bocciati dell'Inter e poi ci colleghiamo con Pregatti dopo. Ecco, i promossi Çalhanoğlu, Lautaro Dzeko, bocciato Dumfries, ma insomma si fa per dire quando vinci 6-0 di cosa stiamo parlando. Andiamo a vedere anche lo scout della partita. Vedete 75% di possesso palla per l'Inter, 9-2, cioè l'Inter ha veramente divelto il Verona, 6-3 i tiri fuori, 3-2 i tiri respinti, quindi insomma le conclusioni pericolose sono state 10-1. Raramente avevamo visto un Inter così in forma come questa sera. Un Inter che ha fatto un turnover, a differenza del Milan, ragionato. No, il Milan ha fatto un turnover irragionevole. Questa è la vera accusa che viene mossa a Pioli. Andiamo a vedere adesso invece appunto il Milan con il Verona, una partita molto deludente perché il Milan non ha saputo. Torniamo pure in studio, ragazzi, è inutile che continuiamo a far vedere, ecco, stiamo parlando del Milan. Ecco, andiamo qui a vedere o meglio le occasioni. Vedete che nel secondo tempo
Ecco, Milan non ha fatto delle cose enormi. Se andiamo a vedere, la prima azione pericolosa del Milan arriva al 61esimo, un colpo di testa di Diaz sciaguratamente fuori, e poi al 64esimo Leao per Diaz, tiro respinto, quella era un'opportunità, perché la vera palla gol era al 61esimo. Poi dobbiamo andare al 74esimo, ma il sinistro di Salemakers non fa paura a nessuno. All'81esimo stop e sinistro di Leao fuori, ecco, questa poteva essere una buona palla gol, però vedete che nel secondo tempo sullo 0-0 il Milan costruisce soltanto una vera palla gol, poi arriva il gol in maniera anche un po' confusa, no? Perché quella è una punizione che passa in mezzo a mille. Beh, anche il tiro di Krunic è una bella palla gol. Il tiro di Krunic è una bella parata. Sì, una bella parata. Era un tiro da fuori, era, sì, però una bella parata. Era un bel tiro, ma non è, la vera occasione al gol è quella della testa di Diaz, se vogliamo. Ah, perché sì, dici ammazzate. E la Cremonese nel suo piccolo, Valeri al 62esimo solo in area, colpo di testa alto, che vale quasi quello di Diaz, quella è una vera grande palla gol. Il gol al 77esimo, l'espulsione di Pickel e poi un tiro centrale di Ghigliano che non è una palla gol. Andiamo a vedere i promossi bocciati nel Milan, i promossi Salemakers, Messias e Krunic. Per quanto riguarda i bocciati, Calulu e Ciao, i due centrali, e Brian Diaz, però devo dire che anche De Ketelaere è stato un vero disastro. Poi magari lo vedremo ai raggi X, De Ketelaere, Diaz, insomma i giocatori peggiori. Andiamo a vedere adesso lo scout della partita, ecco, vedete 74% possesso palla per il Milan, tiri in porta 5-2, tiri fuori 9-4, tiri respinti 4-0, quindi sono 18 conclusioni a 6, ma non sono bastate 5 palle gol, 5 conclusioni pericolose a 2 per andare oltre l'1-1, segno che evidentemente gli attaccanti non sono all'altezza. I corner sono stati 10-0, anche qui l'incapacità di fare gol su calci d'angolo, i falli 12 per parte, non si può neanche dire che la Cremonese abbia, come si suol dire, picchiato.